la cultura dell'accessibilità come percorso comune di crescita e di consapevolezza affinché istituzioni, imprese e cittadini inizino a ritenere un mondo accessibile un diritto di tutti, dalla persona con disabilità fisiche o cognitive alla donna incinta, fino al cittadino con disabilità temporanee o legate al contesto. Se ne è parlato ieri al Teatro Bocche Teatro Nuoro nel corso di un incontro organizzato dall'AISM provinciale. L'accessibilità è parte della cura delle persone con sclerosi multipla e disabili in genere, perché è una cura contro la depressione e contro l'isolamento. Una serie di interventi in cui il tema dell'accessibilità è stato trattato sotto diverse angolazioni, dalla testimonianza degli studenti che all'AISM di Nuoro hanno svolto l'alternanza scuola-lavoro alle iniziative portate avanti dal Comune di Nuoro con il nuovo ruolo del Disability Manager, fino agli incentivi per l'abbattimento delle barriere architettoniche. E poi i casi virtuosi di Budoni, primo comune della Sardegna ad aver assunto un Destination Manager per rendere le vacanze un'esperienza piacevole a tutte le tipologie di turisti, e il circuito sociale di EWB, tour operator di AISM che si adopera per un turismo accessibile in tutta Europa anche nell'ottica del ritorno economico per i territori interessati. Dare la possibilità alle persone disabili di vivere una vita quanto più normale possibile, secondo noi, è importantissimo.